Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa 31. Oddio, non mi ricordo più che puntata sia. Penso la 31esima puntata o la 30esima, scusatemi, ma ho avuto un po' da fare in questi giorni e non sono andato a vedere che puntata era. Allora, in questa puntata stavo già cominciando a fare delle cose. Allora, intanto vi svelo il nuovo acquisto, i nuovi due acquisti che sono: uno è questo, compreso di targa, IC e tutto. Una cosa ho cambiato che non mi piaceva, adesso sta scattando, non so perché, sto gioco qua da un po' di giorni mi scatta, non arrivo a capire perché, forse sta diventando troppo piena la mappa. Comunque dicevo, aspettate che abbasso un po' il volume perché non si sente una. Io non arrivo a sentirmi me, figuratevi. Infatti è a 40. Scusate. Ecco qua. L'unica cosa che non mi piaceva è che vai a fare Xenom e li ho cambiati, li ho messi bianchi perché a me quelli Xenom mi fanno altamente schifo. Proprio schifo, vedete che sono bianchi. Li ho cambiati solo i fasci di luce. Ok, e l'altro acquisto, ve lo faccio vedere subito, è il serie 7, diciamo. Quello è il serie 9, questo qua è il serie 7. Anche questo compreso DC e targhe. Questo qua è il Warrior anche, tra l'altro, che è molto bello. Tutti e due neri, li ho presi. E se la smette di laggare, Madonna Santa. Porca miseria, ragazzi. Ho scaricato una mod. Sapete che con le nuove patch non si poteva più togliere l'erba? Sì, col rullo. Ho messo una patch che vi metterò in descrizione, che la inserite e con il rullo potete fare quello che si faceva all'inizio. Praticamente si poteva cancellare l'erba. E in più con questa mod qua potete anche mettere l'erba. Ovvero, se qua passiamo con una seminatrice. Non ho provato come, ma penso che si selezioni l'erba e si passa con la seminatrice, si mette l'erba. Praticamente queste striscette qua le tolgo e le posso tornare a mettere volendo. Con quella mod lì. Molto utile perché non si poteva. Infatti questa erba qua la dovevo togliere. Non si poteva, l'ho appena messa, adesso la toglierò appena ho tempo. Allora, adesso andiamo a portare perché ho fatto un bel po', vediamo se mi accetta o no. Ok, andiamo. Ho fatto uno spazio enorme di posizionabili, dove c'è la vendita di soia, sì, la produzione del latte di soia. Ho allargato un po', diciamo, il recintato che c'era già, ho tolto un po' di campo, quello che c'è adiacente lì l'ho un po' tolto, diciamo con il rullo, e con Jans Editor ho allargato un po' lo spazio per mettere le serre e tutto quanto, per avere anche spazio di manovra e tutte queste cose qua, perché le serre comunque hanno tre lati, diciamo, che devono utilizzabili. C'è che devi passare, diciamo. Quell'altro adesso non mi viene dietro perché non cambia marcia, no, ovviamente, porca miseria. Aspettate un attimo. Che palle quella cosa lì, però. Cioè, guarda. Ok. Devo schiacciare punto perché sennò tiene la frizione e non va avanti, no? Eccolo che arriva. Se no bisogna togliere ogni volta il cambio, diciamo, la gearbox. Allora, adesso andiamo laggiù. Lì ho aggiunto un ponticello e una discesa per andare a prendere un po' l'acqua gratis. Vedete qua ho tutte le serre. Qua dovrò togliere che ho pieno di fertilizzanti. Devo vendere tantissimo fertilizzante fatto fatto in bancali che mi danno bei soldi perché veramente ho speso un sacco di soldi per fare questo posto qui e ho un debito di 500.000 euro tipo. Allora vedete, ho le serre qui, la produzione di cartoni,
produzione di pallet è qua in parte, e qua ho tutti i magazzini. Li ho messi, diciamo, un po' uno contrario all'altro, perché quando vengo a prendere con il camion, verrò a prendere i prodotti, non mi carica quelli di quella vicino, diciamo, mi carica solo quelli che voglio. Con l'autoload, ovviamente. Allora, adesso scarichiamo qui in queste due trince qui che ho messo. In una scarichiamo il cippato che andrà che va messo nella produzione di cartoni. Quindi facciamo così. Madonna santa, devo stare più dritto. Ok, ok, vai ancora dentro. Perfetto. Beato il trailer assist. Comunque ci vuole lo stesso un po' di mano, ma vai in avanti. Porca puttana. Ok, e qua ci siamo. Adesso scarichiamo il manure dall'altra parte, che va messo nelle serre con il nostro randazzo. Bellissimo. Ha anche il dirt, quello più chiaro, che mi piace tantissimo, che forse lo... non so se usare la texture di quel dirt lì per metterlo nei trattori. Anche nei trattori, perché è tipo la texture del dirt, non è proprio fango marrone, ma è tipo un po' tipo quando è asciutto, no? La terra è asciutta, tipo sabbia, no? È molto bello anche quel dirt lì, quindi non so se cambiarlo, boh, non so. Almeno mi pare che sia quel dirt lì, sì, vedete, è quello più chiaro, sì, è quello chiaro. Adesso, cavolo, devo andare un po' avanti. Ok, qui ne abbiamo già un bel po' di roba. Vabbè che sì, ne ho tante cose, tante serre, quindi mi va via. Qua ho portato via 45, va a 10.000 serra, quindi vabbè che treni ce l'hanno già. Sono solo, mi pare, una, due, tutte quelle dietro, devo metterlo. Ok. Allora, qua siamo a posto. Andiamo davanti con questo. Ok, qua siamo a posto. Adesso andiamo a fare un altro lavoro, un attimino, con il nuovo Deus, che vado a mettere questo cippato qua. Ha anche un bellissimo rumore. Ho visto i sound, sono quelli della Holmer, a quanto pare. Però io ne ho cambiato uno, ho cambiato quello del Run, ho messo quello di un John Deere che ho scaricato. Quindi ci sono due tipi, no? Lidl, che è quello quando il motore è al minimo. E il sound, il motor run, è quando va in velocità. Però Lidl non è che si toglie, rimane in sottofondo e va su solo di giri, diciamo. Sì, questi qua sono dal 13, che cioè sempre uguali, diciamo, dal 2009 ancora forse, quindi è facile smanettare su quelle cose lì. Non riuscivo a cambiare le luci in questo, non capivo come cambiare, cioè alla fine sono riuscito a metterle bianche. Beh, bisogna cambiare innanzitutto i file, quelli white, corona, corona white, corona orange, corona red, che sarebbero le palline di luce, diciamo. Basta cambiare quelle white, in questo caso, perché erano blu.
Quindi ho cambiato prima quelle, però comunque se venivano bianche quando accendevo i fari, cioè erano così erano bianche, però il fascio, diciamo, era comunque blu. Quindi non capivo come fare. Alla fine ho preso le luci, quelle originali, del trattore originale del gioco, ho estratto il file delle luci. E ho cambiato, diciamo, quando si apre con già inserito il trattore, si vedono dei coni di luce con le strisce gialle e blu, diciamo, no? E ogni, diciamo che ogni cono l'ho cambiato con quello di quello originale, che ha le luci bianche, e alla fine sono riuscito a fare le luci bianche. Ci ho messo un po' a capire perché non avevo mai cambiato luci. Però sono stato, diciamo, un attimo, dai, a rendermi conto come funzionava. Bene, adesso cosa possiamo fare? Torniamo dal nostro Optum. Ok, vediamo se... Oh, scusate che scatta per il prossimo video. Diminuisco la qualità video, che adesso è tutta, praticamente tutta completamente a manetta. Aspetta che tolgo direttamente il coso, così non stiamo a romperci le palle. Dicevo, la qualità grafica è tutta a manetta. Quindi magari tra il registrare tutto mi lagga. Per il prossimo video cerco di abbassare almeno le distanze degli oggetti, quelle robe lì che pesano. E insomma, di modo che non mi laghi più di tanto. Non so perché non mi viene dietro. Cioè, ma è scemo. O che ho sbagliato io a caricare. Mi sa. No. Cioè, cavolo, sarà più di 20 metri, no? Indietro. Oh, guardate per partire con la drive control. Oh, che palle. Ecco, ho lasciato la drive control solo nell'Optum. No, nell'Optum. Nel serie 9 della Deus. Perché ha il chip nell'ultimo motore a 700 cavalli. Quindi se io mettevo il cambio originale, diciamo, di quel motore lì, del 9000, che cos'è l'ultimo motore, 9270, non mi ricordo, praticamente avevo i cavalli che aveva di originale massimo, no, il motore. Quindi ho provato ad aumentare del 70%, perché comunque da 300 e non so quanti cavalli ha il motore massimo a 780 cavalli, che è con il chip, era il 70% più potente. Ho fatto due conti, ho provato a alzare diciamo, i dati del torque, però mi sa che non funzionavano molto bene, perché c'era una stringa che non capivo in verde, che proverò a toglierla, vediamo se funziona togliendola. Non mi arrendo, mai io. Cioè, se adesso magari mi ero stufato di provare, allora ho lasciato stare, però non mi arrendo. Adesso, la prossima volta che ho un po' di voglia, mi metto lì e lo faccio funzionare, come sempre. Io prima o poi faccio sempre funzionare tutto. E niente, allora adesso... volevo dire che abbiamo superato i 21 iscritti, sono molto contento. In pochi giorni, da 17, diciamo, a 21, sono molto contento di questo. Per tanti farà ridere, ma per me sono dei traguardi, perché da qualche parte si deve partire, cavolo. Quindi sono molto contento di questo. E vi ringrazio tutti quelli che si sono iscritti. Potete magari mettere un po' più di mi piace, se così da perché ce n'è sempre pochini. Scusate il lag di nuovo. Miseria ladra. Ok.
Allora, adesso io volevo fare un po' di soldi facendo dei bancaletti di... beh, boh. No, intanto andiamo a riempire le... No, ho sbagliato tasto. Andiamo a riempire le... Avanti. Andiamo a riempire le cose così partono a produrre intanto le... Io boh, guarda, se mi viene l'SR. Ok, ho modificato la portata di questa pala qua che è enorme a 5000 invece che 2000. Dio boh, dovrebbe riuscire a tenerla sullo stesso il JCB. Allora, da riempire sono, intanto mettiamo in tutto 5000. Allora, questa qua è a posto perché sta producendo, sono solo quelle dietro. Ho spostato le scalette di ste cacchio di cose perché occupavano talmente tanto spazio. Cazzo, mi sa che è troppo 5000. Bisogna fare con calma, proprio con calma. Piano piano, perché se no va dove vuole. Aspetta che mi metto meglio magari. Girare con sti cosi sembrano di non girare mai niente, invece Dio caro, dopo a un certo punto gira, ti trovi in testa coda ancora un po'. Cioè, guarda, difficile da comandare col volante. Dovrei mettere tipo le bacchette come nel vero, tipo, no? Sai, di qua e di là. Ok. Poi appena finisce quel bancale lì lo metto lì a fare cartoni, che ho appena riposizionato la fabbrica, quindi è vuota perché l'ho spostata. Infatti l'ho anche copiata, cioè l'ho anche sbagliata da mettere, quindi ho anche buttato via dei soldi, quindi 75.000 dovrei rimetterli sì, dovrei rimetterli, diciamo, prendo il carrier save game. Dal save game il carrier XML, carrier save game XML, sì. Da lì potete aggiungere soldi, toglierli, anche togliere o aggiungere il prestito. E siccome ho buttato via 75.000, me li rimetto. Perché appunto ho dovuto riposizionarla e ho buttato via. Costa 150.000, quindi 75.000 me l'hanno già dati vendendola. Però ne ho spesi altri 75.000 per ricomprarla, quindi devo rimetterli. Ok, questa cosa qua è un po' lunga, quindi ci vediamo a quando ho finito di mettere tutto il manure in tutte le serre e dopo andiamo con l'acqua. Eccoci qua che portiamo gli ultimi 5.000 nell'ultima. Intanto metto 5.000 perché tanto comunque ne consuma, diciamo, poco alla volta. Quindi intanto ne porto, anche perché devo portarne su ancora con il trattore, perché non mi basta per tutte fare il giro di nuovo di 5.000. Quindi mettiamo anche in questa 5.000. Adesso prendiamo il Valtra LT con la botte dell'acqua, quella da... non so se andare a prendere 50.000 litri d'acqua o 25.000 con quella piccola. Ne vanno 6.000. Mi sa che mi tocca usare la botte grande. Ok, adesso abbiamo messo via anche quello. Quindi se usiamo la botte grande prendiamo questo, perché quell'altro è troppo piccolino. Beh, avete visto che ho cambiato le texture. Ho messo praticamente le texture del cemento, della terra, tranne quella dell'erba. Quella
quella dell'erba è della NLD Modding. Quindi tutto tranne l'erba, ho messo le texture di Black Sheep Modding. Praticamente le ho estratto dalla mappa della Black Sheep Modding, quella bellissima, che farò una serie più avanti, italiana, su quella mappa lì, quando usciranno ancora posizionabili, che devono uscire e tutto quanto. Praticamente ho estratto le texture del terreno da quella mappa lì e l'ho messa in questa. Così ho, vedete, al posto guardate che belle che quelle mattonelle lì sono la texture della ghiaia. E sono spettacolari le mattonelle. Invece prima c'era tipo ghiaino che era a puntini, tutto brutto, no? Non era per nulla bello. Qua devo togliere l'erba adesso che ho la mod, quella per togliere l'erba. Vedete, qua ho messo un ponte in più. E ho messo una discesa. Ho fatto una piccola discesa. Ho aggiunto anche un trigger per non andare fino nell'acqua. Mi basta andare fino qua. Ecco. Ho messo un trigger che è come quello che ho in farm, dove c'è il buco che ha tipo un po' di acqua dentro. Ho messo il trigger, l'ho messo qua anche. Un trigger qua anche. Quindi prendo l'acqua perché qua nel latte di soia ci va molta acqua. Allora, se devo andare ogni volta in fan per prenderla gratis, è lunga la strada. Se no, devo prenderla dalla fontanella che c'è lì, però la pago e alla fine costa molto. Devo mettere 200.000 litri di acqua per fare lì del latte di soia. Se devo pagarla, mi costa un occhio della testa. Allora adesso riempiamo questa. Stacco fino a che non è piena, ragazzi. Eccoci qua che siamo usciti. Io spero al più presto che esca la 1.9 di questa mappa qua. Perché voglio farvi il tutorial su come fare appunto quelle cosette lì, tipo aggiungere trigger, spianare, fare più spazio per mettere i piazzabili, insomma, smanettare con Jans Editor sulle mappe. Io sto aspettando appunto la 1.9 perché dovrò rifare tutto quello che ho fatto fino adesso, quindi mi andrà un bel po' di tempo. E sì, appunto con l'occasione, appunto vi facevo vedere come funzionava. Ho provato a scrivere anche alla Pandama lì, quelli che fanno questa mappa qua, per sapere se appunto si muovono a buttare fuori questa benedetta 1.9. Io spero che sia per il motivo che sono usciti tutti questi posizionabili in poco tempo. La carta, tutte quelle lì, per i pallet, poi quello delle api, che adesso andremo a vedere a che punto sono le arnie anche. Quindi io penso che stanno mettendo tutto tramite Jans Editor dentro, no? E mettere i piazzabili con Jans Editor bisogna fare un percorso un po' difficile. E quindi io penso che si stiano aspettando per questo, perché non penso che si siano fermati qui, perché nel 15 erano andati avanti molto e avevano fatto una mappa originale che era completissima di tutto, cioè era veramente stupenda. Però con questo trattore qua, questa botte grande qua, non è facile passare nei cunicoli qui, quindi la prossima volta prendo quella piccola. Adesso andiamo indietro qua. Mettiamo il tubo. Dai, prendimelo. Dai, quanto indietro devo andare? Cavolo, il trigger è troppo piccolo, lo devo un po' ingrandire. E anche posizionare meglio. Vedete che il tubo non si attacca bene nella cosa, bisogna posizionare meglio lì il
l'attacco nei tubi. E quindi io spero che esca il prima possibile, perché voglio farvi questo tutorial che vi ho promesso da un bel po' di tempo. Però sì, non voglio farlo, diciamo, e dopo magari mi esce la mappa, quindi devo tornare a far tutto. Quindi preferivo farlo appunto quando usciva la mappa, per fare due cose in una, no? Spero che abbiate pazienza. Io l'ho un po' l'ho persa, perché sinceramente vorrei che uscisse la nuova mappa, che andassero avanti, perché se mollano qua mi fanno un danno, perché io ho scelto questa mappa qua perché sapevo che gente era, sapevo che razza di mappa avevano fatto nel 15, e ho detto va, scegliamo questa per iniziare la carriera, perché so che arriverà a un buon livello, no? E spero che non abbiano abbandonato, diciamo, perché se no, guarda, guai. Qua i trigger sono veramente piccoli, bisogna un po' allargarli, perché cioè i tubi sono lunghissimi volendo, ma se il trigger è piccolo, vedete anche qua è da spostare, tipo c'è un puntino con le tre frecce, quelle blu, rossa e verde. Lo spostate, lo mettete in mezzo al coso, così l'attacco è preciso. Farò questo lavoro appena mi ricordo. Adesso manca l'ultima. Eh sì, con la botte piccola è meglio la prossima volta, anche perché mi sono avanzati 20.000. Secondo me comunque devo fare due viaggi comunque. Però almeno manovro meglio. Ok, perfetto. Allora, riempita l'acqua, queste sono a posto, inizieranno a produrre. Ah no, eh sì, col cavolo, devo mettere i cartoni e i pallets, sì, quindi inizieranno a produrre fra un giorno, se non più. Ok ragazzi, fatto questo, adesso andiamo a vedere un attimo delle armi e poi chiudo la puntata, che è già durata troppo. Allora, sì, appunto, vi dicevo, spero che esca al più presto questa cavolo di nuova mappa, di nuova versione, e niente. Allora, adesso andiamo, facciamo così che se ne meno, Lizard Pickup, che l'ho lasciato là. Eccoci qua. Vedete, io ho messo due a produrre arnie, due fabbriche, in modo che ne produca, insomma, siccome stanno tanto a produrne, e dove vanno messe, ne vanno messe tante, perché sia produzione al massimo, ho fatto due, ho messo due, diciamo, fabbriche che producono armi. Qua ne abbiamo già due e qua altre due. Adesso è in produzione la terza e dopo le porto qua. Ho tolto la strada perché non so, mi piaceva così, ho tolto la strada. Le armi le ho messe qui, c'era un pezzo di asfalto, le ho posizionate tutte qui, così qua entro con il rimorchio, dopo entro con il rimorchio qua con l'autoload e carico tutti i bancali quando sono pronti, entro in mezzo qua. Qua vanno messe tutte le arnie qua dentro da portare a mano, tipo, e mi pare che ne vanno un bel po' per stanza qui, ne vanno un bel po' che... Questo cos'è? Non saprei. Vabbè, lasciamo lì. Ne vanno un bel po', che quindi guardate quante ne ho, quanta produzione devono avere. Ne metterò, quando ne ho una per casetta, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, allora aspetta, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando ne avrò 12 inizierò, le caricherò sul pick up, le porterò qua e ne metterò una per casetta, così iniziano tutte a produrre intanto, non finisco una poi. E poi ne metterò due per casetta, tre per casetta e così via. Poi quando la produzione avranno prodotto il miele lo porterò al suo posto, che è appunto vicino alle due fabbriche di arnie. Madonna santa, quel porca puttana, smettila, basta. Basta scattare, basta.
Porca miseria. No, devo abbassare le qualità, ragazzi. Per registrare, inutile. Ecco qua. E qua verranno messi qua dentro. Vanno messi i bancali che vengono prodotti là delle arnie. Qua abbiamo la produzione di zucchero con il suo coso. E quindi ho questo spazio qua. Bene, ragazzi, per questa puntata è tutto. Spero vi sia piaciuta. Alla fine ho fatto un po' di cose. Vi ho fatto vedere un po' come ho posizionato le cose. Niente. Spero al più presto, ripeto, di fare il tutorial sul Jans Editor. Niente, vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da CK Farmer 86. Ciao ciao!